Un sit-in dinanzi alla scuola vicinanza di Salerno ed un'azione di volantinaggio per informare i salernitani sul disegno di legge che vede come prima firmataria la vicepresidente PD del Senato Valeria Fedeli, che mira all'introduzione dell'educazione di genere nelle scuole. Noi con Salvini vuole sensibilizzare i salernitani e lo farà anche con l'inizio della stagione scolastica su quelli che potrebbero essere gli effetti di tale legge, secondo gli esponenti del movimento politico. C'è una vera e propria emergenza educativa per i nostri giovani, dicono i rappresentanti di Noi con Salvini. Scopo è quello di rendere edotte le persone su questo progetto allucinante che è stato introdotto con il disegno di legge della buona scuola sul gender. Chiederanno alle famiglie di firmare un documento che è un patto di corresponsabilità dove si autorizzano gli insegnanti, per fortuna non tutti lo faranno, a stravolgere completamente quelli che sono i dettami naturali della vita umana. Si vuole insegnare ai bambini che non esistono i maschi e le femmine, ma esiste un concetto di sessualità che va sviluppato durante gli anni. Noi riteniamo che sia una cosa innaturale, che va contro la famiglia tradizionale, va contro i dettami fondamentali della vita, che sono dettati dalla natura. Quindi siamo contrari all'insegnamento del gender nella scuola, siamo nettamente contrari a quello che si sta cercando di inserire nelle menti dei bambini, cioè che non esiste la naturalità della vita, ma esiste il concetto che ognuno può decidere la propria sessualità a secondo di quelli che sono, non gli orientamenti che vengono dalla chimica, dalla genetica e dal corpo, ma secondo gli orientamenti che sono dettati all'esterno.